Allora, dall'ultima volta che abbiamo giocato, questo qua è il salvataggio dell'ultima volta che abbiamo giocato, quindi slot 1, giorno 6. Ho giocato un po', così a caso, negli scorsi giorni. Sono arrivato al giorno 16, quindi ho fatto qualche giornatina giusto qua e là di farm, no? Allora, questa è la casa. Ed è tecnicamente la struttura più sicura che si possa creare, no? A parte che qua c'è anche il letto craftato che si può dormire. Ho scoperto che si possono appendere i disegni che si trovano in giro, si possono appendere alle pareti, quindi ne ho appeso uno. È super sicura perché è costruita sulla roccia, quindi ho visto che ho scoperto che gli alberi li possono abbattere, no? Quelli grossi, gli alberi li abbattono con un colpo. Invece questa, essendo sulla roccia, tecnicamente non hanno modo per abbatterla, no? Questo muro qua so anch'io che è un po' inutile, però vabbè, è una prima difesa nel caso di un attacco di quelli veramente grossi che possono arrivare. Questo è, non so se vi ricordate, ma qua era tutto completamente alberi. Però giusto per farvi capire l'utilizzo di quella scala con un cavo che può sembrare apparentemente inutile. No, non è per fare 2 metri, è perché quando qua era tutto pieno di alberi, cioè di alberi che devo tagliare, tronchi che ho abbattuto, era uno sbattimento andare avanti e indietro ogni volta. Quindi tu fai così. Finiscono direttamente in magazzino. Capito? Ecco, ultimamente sono molto più aggressivi rispetto al solito, non so per quale motivo. Penso semplicemente perché passano i giorni e quindi si arrabbiano. Però... Ma sbaglio hanno saltato le trappole più e più volte? Direi che li finiamo a mano. Però questa è così bella. Non voglio ucciderla. Lei ormai è così, lei vive nel suo bug perpetuo. Allora, potremmo andare verso il grande buco. Però, qua vicino, mi pareva di aver visto l'ingresso di un'altra grotta. Anche se, boh, forse è qua. Perché me lo ricordavo veramente molto vicino e quindi ho detto, magari prima ha senso esplorare quella grotta lì prima di andare nel grande buco. Magari troviamo qualcosa di utile, tipo qualche arma particolare che può esserci utile nel grande buco e roba simile, no? Eccolo! L'ho trovato. Visto che comunque è un ingresso molto vicino al nostro accampamento, potremmo innanzitutto esplorare questo. Andiamo decisamente in profondità. Ok, io questo verso qua l'ho già sentito una volta e l'ho sentito sotto casa e quando mi sono affacciato per vedere cosa fosse, ho scoperto essere un affare con tipo tante gambe. E tante gambe. E tante, tante gambe. Eccolo lì. Io non so se qualcosa agli occhi può capire che sono qua, può vedermi o roba simile. Preferirei evitare di scoprirlo, quindi andiamo esattamente dalla parte opposta rispetto a lui. Di solito in quei posti così si trovano sempre degli oggetti molto fighi. Però dobbiamo arrivarci. Vabbè, la va o la spacca, fanculo. Big money. Cosa? Uhuhu.
Signori, vi confermo, sono orgoglioso di confermarvi che abbiamo una fottutissima katana. Molto bene. Poi volevo capire se questa è una roba che si può... Torcia di plastica raccolto. Dov'è? Eccola. Equipaggia. Easy. O lo affrontiamo, è buona. È l'unica. Andiamo di Molotov e prima o poi creperà. Merda, merda, merda. Via, 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 via. Si è buggato, signori, si è buggato. Il potere del bug corre forte in noi. La Madonna, il male che ha fatto. Fa malissimo, cazzo. Fa super male quel coso. Male porco questo affare. Vabbè, si è spostato dalla posizione in cui ci interessava che si spostasse. Io seriamente ho fatto tutta sta fatica per tre pezze. Non è un buon segno questo, vero? Non è per niente un buon segno questo. Attraverso il muro non mi fa prendere niente. Potremmo abbattere il muro. Nella migliore delle ipotesi c'è qualcosa oltre al muro che ha creato tutta questa schifezza qua che mi... Ora. Ma che bravo, Timmy. Proprio un bel disegno. Allora, c'è sicuramente uno di quelli grossi, ma ci sono anche quelli normali. Ah, questo è il buco. C'è il crocifisso, l'immagine... Dopo ce lo leggiamo con calma, quello, perché c'era l'immagine del crocifisso e il buco, l'immagine del buco. Dinamite! Signori, la dinamite esiste, ufficiale. Guarda dove siamo! Guarda dove siamo! Oltretutto, che cos'è? È un elicottero, raga. In realtà già da qua si può vedere che è acqua, quindi se riuscissi a fare un salto così finirei esattamente nell'acqua e quindi non farei nessun danno. Visto e considerato che non sono ancora mai morto in questo gioco, ma non mi andrebbe di morire esattamente in questo modo la prima volta, quindi teniamo a mente il fatto che da qua si accede alla dolina. No, cazzo. Ho preso in pieno. Forse l'ho ucciso. Ah,
Sì, sono tribù diverse di cannibali. C'è la tribù dei cannibali bianchi e la tribù dei cannibali tipo normali, no? Da quanto ho capito, però non so se è una cosa vera, cioè non l'ho mai vista accadere, ma da quanto ho capito sono tipo tribù rivali. Guarda com'è morto, raga, è morto proprio malissimo. Malissimo. Sono tipo tribù rivali e se si incontrano fanno tipo... Parte la rissa. È una questione di timing. Ok, questo è morto. E anche questo è andato. Oh mio Dio. What? Ma che cazzo dici? Sono i neonati di quelle cose schifose che crescono? No, vabbè. Munizioni vecchie della pistola. Ma dico anche il fatto che fischiano le orecchie. L'ennesima corda. Signori? Signori? Cosa c'è lì davanti? Cosa c'è lì davanti? La motosega. E andiamo. Motosega. Molto bene. Primo regolarmente martedì, giovedì sera. Iniziamo sempre con Warcraft e poi verso le 11, 10 e mezza, 11 giochiamo a qualcos'altro. Ora come ora, sì, raga, porta la luce questa corda. Ora come ora siamo... guarda quanta luce. Stiamo giocando The Forest, però in programma c'è l'Heirs of Fear 2. Abbiamo giocato l'1, molto bello. Molto bello no, però, bell'horror. E in futuro chissà. Però sì, sempre martedì e giovedì ci sono. La luce. E guarda dove siamo. No, scherzo, non lo so dove siamo. E ci creiamo un bastoncino di segnalazione, così la prossima volta sappiamo, abbiamo l'indicatore sulla mappa e sappiamo, ma siamo vicinissimi. Ma è fantastica questa cosa.